siamo qui oggi in piazza per manifestare contro questo governo che non ci sta aiutando per nulla. Siamo chiusi da oltre 7 mesi tra una chiusura e un'apertura. Noi chiediamo soltanto una data certa per poter riorganizzare le nostre attività. E la politica deve farsi carico di queste nostre esigenze. E per prima cosa deve dare l'esempio a noi. E per dare l'esempio a noi dovrebbe bloccare i loro stipendi. Noi vogliamo che la politica non prenda più stipendi e gli impiegati, quindi là, i dipendenti, vengano bloccati i stipendi anche a loro. Perché come noi, loro stanno a casa e lavorano in smart working, noi siamo chiusi e non possiamo lavorare, come noi devono capire quali sono le nostre esigenze. Per i nostri figli, per il nostro futuro, a fare cosa? A fare niente. Sono venuto a dare supporto alle giuste manifestazioni di chi sta protestando oggi a largo di Palazzo, perché noi non possiamo più sottostare a delle chiusure che si sono verificate inutili. Qualcuno lo diceva già da svariati mesi, che queste chiusure non sarebbero servite assolutamente a niente, se non alla sostituzione economica e sociale di una certa vita, se non alla sostituzione economica di alcuni lavori per una digitalizzazione. Infatti non è un caso che nel recovery fund ci sta la digitalizzazione e quindi la distruzione di ogni commercio, di ogni mercato e di ogni piccolo medio imprenditore. E allora ditelo che il vero problema e questo governo maledetto di maledetti venduti alle multinazionali sono le persone che vanno a lavorare. Noi abbiamo sempre combattuto di famiglia, giorno per giorno, la mattina ci svegliamo, andiamo a lavorare onestamente, perché noi siamo persone oneste, ma soprattutto abbiamo un sogno, crediamo nella nostra realtà. Un anno ci svegliamo e tutto questo non è più possibile, è da un anno ragazzi che non lavoriamo. Noi da persone oneste abbiamo sempre pagato tutti e tutto, ma adesso non ce la facciamo più, non abbiamo più nulla, non vogliamo niente dallo Stato e questa è una cosa importante, noi siamo abituati a lavorare. Perché voi volete trasformare la nostra società, che è una società che sta sempre uscita da mattina e non ha avuto mai bisogno dello Stato perché non è mai esistito, a prendersi la vita con le proprie mani arrangiandosi e lavorando. Oggi invece loro vogliono prendersi anche quello che noi abbiamo fatto con il nostro sudore, ma non lo permetteremo perché gli faremo una guerra senza quartiere. Aprite tutti e aprite tutto, perché se non vi riprendete voi la vostra vita in questo modo non ve la dà nessuno, perché questi sono dei criminali. Libertà, 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 libertà.